Allora ragazzi, modulo 20 se non sbaglio, scala minore naturale, detto modulo eolio, esercizi soliti benissimo farli, quindi per esempio diciamo, re minore, le tre diteggiature con mignolo. Secondo dito, e con l'indice, primo dito, vorrei però porre l'attenzione alla differenza tra questo modo e il modo dorico, che sicuramente in alcuni ambiti musicali, in alcuni generi e in molti contesti è più utilizzato, come più utilizzata la scala dorica rispetto alla minore naturale, specialmente nel jazz, dove la si preferisce molto spesso. Ma come tutte le cose ci sono delle eccezioni, ovviamente i brani composti proprio in tonalità minore naturale no, non mancano. Un esempio che mi viene in mente, che ho molto a cuore, è il brano Summertime, brano jazz, siamo re minore, gli accordi sono questi, re minore, Sol minore, Mi minore settima, La settima, Re minore. Poi c'è Sol minore settima, Do settima, va in Fa maggiore. Mi minore settima, La settima e torna Re minore. Quindi, come sentite, ovviamente la radice, la tonica, l'accordo di tonalità è Re minore e tutto ciò che gira intorno è proprio costruito con l'armonia della minore naturale. Si prende solo, diciamo, in prestito un accordo di settima, cosa molto molto utilizzata, accordo di settima sul quinto grado, perché altrimenti avremmo minore e non avrebbe quella funzione di risoluzione sul primo. Pensate a 2-5-1, Mi minore settima, se lo facessi col quinto grado della scala di Re minore naturale, verrebbe Mi minore settima, La minore, e non ha questa funzione che invece se prendo l'accordo da un'altra scala minore, poi vedremo, prendo l'accordo di settima, quindi maggiore con la settima minore, questo mi porta alla risoluzione sul Re minore. E poi il brano fa una piccola modulazione maggiore, quindi Sol minore, e si percepisce proprio che appunto la tonalità non è dorica, ma è proprio minore naturale. Infatti, se volessimo improvvisare su questo giro di accordi, probabilmente preferiremmo utilizzare la scala di Re minore naturale. Detto questo, ci sono anche molti esempi di musica anche più recente, più moderna. Mi è venuto in mente un brano di un gruppo che io amo particolarmente, con cui sono cresciuto, ho passato la mia adolescenza, e Red Hot Chili Peppers, che sicuramente non è proprio un gruppo che fa musica modale o jazz,
e quant'altro, ma nel 2006 scrissero un brano da Danny California che a livello armonico non è affatto scontato, nel senso che girava su questi accordi, La minore, Sol maggiore, Re minore, La minore. Se andiamo a analizzare questo giro armonico, appunto con la linea melodica, eccetera, noteremo che il La minore è il primo grado, il Sol quindi è il settimo di La minore, poi abbiamo il Re minore. Se fossimo stati in tonalità dorica, quindi non in tonalità minore ma in La dorico, avremmo sicuramente trovato dopo il La minore e il Sol il Re maggiore, invece il Re minore e il ritornello e poi tornello a minore, quindi c'è anche una cadenza quarto primo detta plagale. Quarto minore, primo minore, tipica appunto delle successioni armoniche minori, e il ritornello va sulla relativa maggiore, Do maggiore, Fa maggiore, Do maggiore, Re minore, Sol, quindi La minore non c'è in questa parte del brano, infatti ci dà questo senso di, diciamo, di tensione che poi risolve alla fine di ogni ritornello per tornare in La minore, quindi dopo il Sol, e si ristabilisce bene la tonalità, quindi anche Fa, Do maggiore, Re minore e Sol ovviamente fanno parte della tonalità di La minore naturale, quindi il brano, per dirla breve, è La minore relativa di Do maggiore. Ci sono tantissimi altri esempi che possiamo fare, anzi vi metterò come sempre nel PDF, così andate ad ascoltarveli, li metto di generi musicali diversi, così magari scoprite qualcosa che vi può piacere. Gli esercizi sono, potete fare i soliti, quindi Re minore naturale su tutta la tastiera, alternare la scala con l'arco, accordo che è minore settima, scala, farla pattern di intervalli, e con la base come abbiamo visto per dorico, quindi potete usare tranquillamente la stessa base minore, provare qualche linea melodica, qualche frase e provare, questo abbiamo fatto al solito, quindi è inutile che lo faccio risentire, provare a alternare la scala minore naturale con la scala dorica, quindi a sentire la differenza di sound. E un altro esercizio carino è quello di studiare le melodie, dei riff, le groove e provarli magari se è stato composto in quarta
la scala minore naturale, provare a farlo con la scala dorica e viceversa. E questo ci aiuta a capire come mai è stata usata una determinata scala invece di un'altra. Per i modi manca il locrio, che è il più strano di tutti, comunque ci diamo un occhio nel prossimo modulo e poi passeremo ad altre scale un po' più interessanti a mio avviso, ovviamente. Ci vediamo al prossimo video.